Un'esplosione, il boato, il soffitto che crolla. In pochi attimi, nella tarda mattinata, è scoppiato l'inferno in questa casa, in via Casello, a Filattiera, in Lunigiana, a pochi chilometri da Pontremoli. Sotto le macerie è rimasto, schiacciato, senza scampo, un uomo di 88 anni, Nello Balestracci. È stato il figlio, che abita nell'appartamento accanto, rimasto miracolosamente in piedi, a dare l'allarme ai vigili del fuoco e a mettersi subito alla ricerca del padre, sperando inizialmente che potesse trovarsi fuori casa. Anche i vicini sono scesi in strada. Un boato, ho guardato nella strada se c'era successo qualche colpo di macchina, invece no. Poi dopo abbiamo visto il fumo, siamo venuti a vedere e purtroppo. Lo conosce il signore? Porca miseria, eravamo amici anche per giocare a scopone, alle carte, tutti i giorni in amicizia, io abito qui vicino. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, aiutati anche dal personale speciale USAR di Pisa e dal nucleo cinofili di Livorno, hanno iniziato a cercare fra le macerie. Si continua a scavare in questa palazzina di via Casello a Filattiera. Le operazioni sono lente, anche difficoltose, come spiegano i vigili del fuoco. Si può intervenire soltanto rimuovendo manualmente i detriti che sono precipitati al suolo dopo l'esplosione. Solo a pomeriggio inoltrato il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato, spegnendo definitivamente ogni piccola speranza dei familiari, in angoscia da ore. I vigili del fuoco hanno rinvenuto due bombole di gas. Insieme ai carabinieri stanno ricostruendo le cause della tragica esplosione. Dai danni che si sono, diciamo, verificati, probabilmente un'esplosione di gas. L'esplosione è stata molto devastante perché l'edificio praticamente si è danneggiato per i due livelli superiori tranne il piano terra. Il primo piano è sottotetto, lo vedete voi, è completamente centrato. Il gas, diciamo, in questione, così come visto dalle bombe, è un gas più pesante dell'aria, il gas di petrolio liquefatto, quindi probabilmente è un gas molto subdolo perché stratifica verso il basso, quindi bassa anche l'accensione della luce.